Ciao a tutti! Nuovo video sui prodotti nuovi, quindi cominciamo subito e partiamo da questo burro per il corpo che sta qui sullo suo letto, quindi cominciamo direttamente da lui. Allora, Cuccio Naturale. Cuccio Naturale è Cuccio, è una marca professionale, fa delle cose che a me piacciono tantissimo. Vabbè, ovviamente adesso stava di lato nella scatola e quindi tutto quanto il prodotto si è adagiato qui. Cuccio Naturale fa, come dicevo, dei prodotti che a me piacciono tantissimo. Questo qui è un burro per corpo, mani e piedi. Che buono, ecco, e qualcos'altro però sento. Ginger, zenzero? Zenzero, sì, era zenzero. Quindi cocco e zenzero bianco ed è veramente buonissimo. Io di Cuccio avevo, un tempo fa avevo utilizzato sempre un altro burro per il corpo, ma quanto mi era piaciuto. Questo qui, ok, è un burro, quindi ne avevo usato veramente poco, è un burro idratante, però secondo me utilizzato per il corpo, cioè o si porta in viaggio, nel senso che è una confezione piccolina, o se no utilizzato per il corpo è veramente molto piccolino, nel senso che sono 42 grammi, quindi io credo lo utilizzerò questo qui principalmente per le mani, al più per i piedi. Lascia la pelle morbidissima, sembra vellutata come quella di un bambino, veramente, no, vi giuro. Questi prodotti qui di Cuccio sono veramente formidabili. Mi sto abbassando perché sto prendendo quest'altra confezione qui. Io avevo aperto la confezione per sbirciare, ma non ho pucciato. Quindi qui dentro ci sono i nuovi ombretti cremosi waterproof di Nabla. Io mi emoziono sempre con le novità di Nabla, perché allora Nabla fin dall'inizio è uscita con dei prodotti secondo me molto validi e più va avanti più fa cose meravigliose. Ad esempio io adesso proprio, cioè, sto sotto ad un treno con le matite per le sopracciglia. Sono jar da 5 ml, ci sono 6 colori come avete visto. Queste qui sono le jar. Oh, vedete, già questa qui è una cosa molto intelligente, il fatto che di base io lo riesco a prendere anche se ho le unghie, perché vedete, cioè il prodotto sta subito qui, quindi non è che devo andare a pucciare proprio all'interno, ficcare il dito dentro, perché ci sono i bordi alti. Ecco, questa qui è una cosa molto molto intelligente. Wow! Questo qui che vi ho swatchato è Dandy, quindi questo è quello lì che vi ho swatchato e questi qui sono invece gli altri colori. Guardate che bello questo qui rosso, ma perché ultimamente sto in fissa con il rosso per gli occhi? Prossimo Get Ready With Me utilizzerò questi assolutamente. Questa busta qui contiene prodotti appunto di questa azienda che mi ha contattato poco tempo fa, che io onestamente non conoscevo, e quindi mi hanno inviato qualcosina da testare. Abbiamo questo blush che è contenuto all'interno della bustina in velluto. Il packaging è molto carino e vi devo dire, questi qui l'avevo sbirciati, questo blush qui mi incuriosisce molto perché c'è questa parte che è lievemente pesca e questa qui è più una terra, quindi volendo si può utilizzare o da solo questo, da solo quest'altro, oppure mixarlo un pochino e viene secondo me qualcosa di molto caldo che quindi sulla mia carnagione dovrebbe star bene. Non mi vorrei sbagliare, ma queste qui le avevo scelte addirittura io, perché poi ovviamente passa un po' di tempo tra che mi sento con l'azienda, che mi arrivano i prodotti, e ovviamente ho svariate aziende tra le mail e quindi faccio un po' di fatica poi a ricordare quali sono le singole conversazioni. Poi Artistic 4 Eyeshadow, giusto, giuro che c'è scritto 4, perché poi magari qualcuno dice ah, inglese. Questa qui è la numero 1. Allora, vediamo un po' se riesco a farvela vedere meglio. C'era anche la protezione. Questi li vedo molto molto adatti per un trucco di Capodanno. Carine queste palettine qui. Anche questa qui ha la bustina. Mascara False Lash Effect. Vediamolo un po', che carino il packaging. Questo non l'avevo aperto, però voglio aprirlo ora. Io annuso come sempre i prodotti.
fatemi sapere se voi conoscete questo marchio, come vi siete trovate, eccetera, eccetera. Io ovviamente li testerò e poi vi dirò la mia di conseguenza. C'è questa crema all'aloe vera che è per corpo e viso. Qui dietro dice di essere una crema delicata. Poi mi hanno mandato due campioncini del profumo. Un po' di campioncini vari. Quindi aloe vera, multi intensive day cream, quindi notte e giorno. Siero dai risultati istantanei, se non erro. Effetto lifting, sempre un siero. Anche queste qui sono creme notte e giorno. Express Eye Cooler, italiano Express Eye Cooler, non mi viene molto incontro. Comunque questi qui sono prodotti in Germania, dovrebbe essere un rivitalizzante, credo, del contorno occhi. Sempre notte, no. Una è anti-age, una è rivitalizzante, credo, l'altro è un anti-aging. Ok, questi qui sono balsami proprio per il viso e il corpo. E poi Face Cream Power Lift. Ok, ho 3000 campioncini. E con questo per oggi è tutto. Come al solito, se vi va, fatemi sapere qual è il prodotto che vi ha incuriosito di più. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!